Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Assassin's Creed Liberation HD. La vigilia di San Giovanni porta a termine il lavoro sporco del tuo mentore. Andiamo. Elise. Adeline. Ma Kandal è ancora vivo? Terrà una cerimonia stanotte. Venerabile, ho ciò che vi manda Roussillon. Grazie. Questo Macandal ha una brutta influenza sulla gente di Saint-Danger. Se vuoi fermarlo, io ti aiuterò. Già, la sua ombra promana dalle rive del lago Pontchartrain. Ha un veleno in suo possesso, da cui non si può guarire se ti punge. Ti darò un antidoto, ma non fermerà il veleno. Limiterà soltanto i danni. Hai poco tempo. Devi prenderlo ora. Davvero ottimo, direi. Grazie. Ti raggiungerò stanotte. Mi vestirò da schiava per confondermi tra i seguaci di Macandal. Andiamo appena sei pronta. San Giovanni resterà di sasso. Indossa l'abito da schiava per continuare. Ok, vedi che abbiamo fatto bene a comprare lo spogliatoio. Infatti me li voglio comprare tutti quanti, che abbiamo un botto di soldi. Ah, vediamo un po' più che altro se adesso il sarto è inteso anche in questo senso qui. Ah no, abbiamo solamente questi. Ok, abito da schiava. Andiamo. Torna da Elisa. Dove sta Elisa? Qua. Eccomi, arrivo. Da quanto tempo lavori con Roussillon? Da anni. È il tuo... Ecco... Dio, no! No, no! Non fraintendermi, mi taglierei un braccio per lui, ma non ci andrei a letto neanche se fosse l'ultimo uomo della Nuova Francia. Come lo conosci? Tu sei... Roussillon mi ha salvato la vita tempo fa. Mi sentivo in debito, così l'ho aiutato nei suoi affari. Quel demonio mi ha insegnato qualche trucco e il mestiere, per così dire. Certo, ora faccio tutto io. Beh, sinceramente non ti dovrebbe ispirare sinceramente. Beh, infatti hai detto bene. Ci siamo. Il regno dei morti. Carino, vero? Se lo dici te, non mi ispira sinceramente proprio tranquillità e serenità sto posto. Mamma mia. Se manterrai la parola. Certo, signore. Mi ha addestrato. So molto bene chi è stato il tuo maestro, Baptiste. Ma ricordati a chi devi la tua lealtà. Non vi deluderò. Lo spero per te. Miei fidati seguaci, state pronti. Il momento del rito è giunto. Infiltrati nel luogo della cerimonia senza essere individuata e segui un doppio assassino. Andiamo da soli? Che vieni con noi? Elise, andiamo? Ok, vediamo un po' se ci individuano subito. Allora, questi no. Per muoverti indietro usa L per andare a destra e a sinistra. Ok, vabbè, sto tutorial potrebbe anche evitare perché ha proprio i comandi base. Allora, dobbiamo raggiungere il punto verde. Vediamo un po' se questi ci beccano, eh? Vediamo un po'. Ti ha permesso di entrare? No. Cacchio. Volevo fare il doppio assassino. Niente. Ah, forse devo fare la cosa. La combo che era QR2. Naggia. Volevo fare il doppio assassino. Invece niente. Vabbè. Andiamo.
Andiamo. Ci voglio riprovare un attimo perché voglio vedere se lo possiamo fare. No? Com'era? Con L2? Non me lo ricordo il tasto per fare l'uccisione concatenata. Oh, cacchio, qua già posso passare. Allora. Che c'è? Un punto per arrampicarci? Andiamo un po'. Via, qua. Qua si arrampica, vediamo un po' qua. No? Dobbiamo trovare un punto per salire. Qua si può andare. Vai, qua ci piace. Andiamo. Vai. Ok. Poi, di qua, non penso. Là c'è una scala. Che è una guardia? Ah, non c'abbiamo una mazza, non c'abbiamo. Che c***o? No! E te pareva che non si doveva buttare di sotto. Facciamo il giro largo, che dite? No. Via. Ci piace sto giretto. Guarda come vi ho raggirato passando per la palude. Ok. Ci siamo, eh? Ecco una guardia che non dice niente, per fortuna. Andiamo al punto prestabilito, ok. Io mi avvicino dall'esterno e creo un diversivo. Aspetta prima di muoverti. Signor sì, mio capitano. Mi devo mettere anche le lame celate perché sto a mani nude. Oh, grandissima. Oh, tutti quanti. Ok, lame celate. Assassino il falso Macandal. Andiamo, Evelyn. Mangia un braccio. E senza un braccio. Guarda come se la fa finta di niente. Grande! No, ci ha preso. Meno male ci siamo presi l'antidoto. Sopravvivi finché non passa l'effetto del veleno. È un'arma magnifica. Una delle migliori che ho costruito. Ricordo il giorno in cui Agathe l'ha rubata. È troppo vigliacco per affrontarmi di persona. Ma ho la sua pedina. Ora dovrà uscire allo scoperto. Come conosci Agathe? Quindi è qui, come pensavo. Agathe era un mio allievo. Se non fosse stato per quella ladra... Chi sei in realtà? Il vero Macandal è stato arso vivo. Vedo che conosci la storia. Molto bene. François Macandal era il mio maestro e un assassino, ma ha fallito. Lei ci tradì e lui morì. Non farò lo stesso errore e porterò a compimento il suo destino. Resiste al veleno. Uccidi le guardie del corpo del falso Macandal. Oh! Porco cane! Veloce, precisa. Il mio fratello servitore l'ha detto a me. Ma non manderà a monte i nostri piani. Che numero! No, alle spalle! No, attenta! Aspetta! Perfetto! Mamma mia, con sto macete che stiamo a fa! Ok! Manca una? No! Porco cane! Tenta, rompi la guardia. Vai, alle spalle, vai. E voilà. E adesso tocca allora a te. Io stesso. La cerimonia continuerà, non puoi fermarla. Quando avrò finito con te, ucciderò il tuo maestro. So cavoli tuoi adesso. Assassini al falso Macandal. Oh, bellissimo. Come ha resistito, bello. Bello, beccate questo. Facile. Per mano tua Agathe mi tradisce per l'ultima volta. Il ciondolo che porti lo conosco bene.
La prima volta che Agathe mi ha tradito fu per quella donna, la ladra. Ne portava uno molto simile. Lei chi era? Come si chiamava? Come si chiamava? Cacchio. Abbiamo fatto tempo, è morto prima, mannaggia. Ci serviva come informazione. La vigilia di San Giovanni, sequenza 2, esegui un secondo. L'abitante è vicino. Trovala con l'occhio dell'aquila e uccidila. Abitante e trovato, ecco, uccidilo. In ogni caso. Voilà! Che succede? L'abstergo, credi che sta aggiungendo la parola entertainment alla fine del suo nome, smetterà di preoccuparti della verità. Spero si sbaglino, quindi ho reinserito la verità, ma dovrei darti da fare per scoprirla. L'abitante, e può essere comunque, quando ne vedi uno, inseguilo. La verità verrà a galla in una scena inedita. Se ho tempo ti lascerò anche altri indizi, cercali. Siamo nel recovery mod dell'Animus, erudito. Quindi l'abitante sarebbe l'abitante erudito che ci dà delle informazioni sulla verità. I nobili di New Orleans moriranno in prigione e gli schiavi saranno vendicati. L'opera del mio maestro sarà compiuta. E il fiume sarà nelle mani di coloro che sanno cosa farsene. E poi sarò ammesso nell'ordine dei Templari. Come deciso, se manterrai la parola. Certo, signore. Mi ha addestrato. So molto bene chi è stato il tuo maestro, Baptiste. Ma ricordati a chi devi la tua lealtà. Non vi deluderò. Lo spero per voi. Ah, e quindi rivediamo la stessa scena inedita. State pronti. Il momento del rito è giunto. Con quello che veramente è successo. Che spettacolo. Bellissima sta cosa, eh. Veramente carina. Abitante e sincronizzazione completata. Che è qua? Che sono tutte ste sfere qua ai lati? Che sono? Ah, i cosi, i manifesti. Perché ce ne stanno così? Per ridurre la tua età legata al tuo abito da schiava. Ma pensa te. Aspetta, eh. Leva lì. Abbassiamo un po' la notorietà, va. Vieni qua, vieni qua. Prendi. No, no, qua. Ok. Perfetto. Più bassa è, meglio so. Meno siamo anche tranquilli. Eccone un altro. Vieni. Perfetto. Ok, adesso non ci abbiamo proprio più rogne. Allora, direi di dirigerci. Che è quel teschio lassù? Forse qualche missione secondaria. Vabbè, andiamo dritti dritti verso il nostro prossimo obiettivo. Questa bella canoa. Andiamo. Più che altro presumo che dobbiamo andare ad Agathe a dirgli che abbiamo completato la sua missione. Senza, abbiamo ucciso l'impostore, abbiamo preso belle informazioni molto interessanti. Così almeno possiamo andare avanti e pian piano cominciamo a mettere vari puzzle, ad incastrare le tessere della storia. E continuiamo dritti dritti verso là, il punto esclamativo. Sono molto curioso di vedere poi, perché secondo me adesso con quell'iconcina che ho visto del teschio c'è qualche missione secondaria. Quindi dopo le andremo a fare una volta completata la storia. Perché voi sapete quanto mi prende a me quando inizio SeaWorld True, la storia principale, quanto mi prende, e non mi voglio divagare con quelle storie secondarie. Tipo Assassin's Creed Black Flag l'ho fatto tutto, quindi ve l'ho fatto vedere come missione primaria, però avete visto quante secondarie ho fatto per poter sbloccare poi e potenziare la nave e fare tanti soldi. Ok, questo lo andiamo a comprare. Ah no, questa è proprio la missione. Ok, pensavo si potesse comprare. Nei panni della schiava. Che rimaniamo? Nei abiti da schiava?
No, mettiamo, vestiamoci da assassina, va. Ok, non si sa mai. Perfetto ragazzi, siamo qui vicini al prossimo obiettivo, quindi alla prossima missione. Ci salutiamo qui e ci vediamo nel prossimo video con Assassin's Creed Liberation HD, sempre qui, sempre sul mio canale.